Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dalilu, sono una regista e filmmaker di professione e condivido qui su YouTube trucchi e consigli utili per chiunque voglia fare il mio stesso lavoro, ma anche e soprattutto tutto quello che imparo dai miei set e dai miei errori. Oggi, primo giovedì del mese, torniamo con un nuovo video dedicato alla color su DaVinci e prendiamo in esempio la color di Euphoria. Me l'avete chiesta all'interno di uno dei video di questa stessa serie e quindi oggi andremo a ricreare da zero la color di Euphoria. Il frame che ho scelto per questo video è praticamente questo qui. Ho scelto questa ripresa tra tutte quelle che ho fatto che la vedevo un po' più in linea per il tipo di contenuto, quindi penso che siamo belli pronti per partire. Preambolo iniziale, come sempre, quello che vi faccio vedere oggi è il mio metodo, non c'è una linea guida, una legge per cui la color si fa soltanto in un modo. La color è un metodo di approccio alla trasformazione, alla modifica del colore, e quello che io vi porto all'interno di questi contenuti è semplicemente il mio metodo, il mio modo di rielaborare la color che ha fatto qualcun altro. Così come è importante dire che il miglior risultato si potrà avere soltanto quando la nostra clip di partenza sarà molto simile a livello di fotografia e illuminazione rispetto a quella che ha effettivamente la nostra clip di reference. In questo caso diciamo che mi ci posso avvicinare già intanto sul colore della pelle. Siamo ovviamente all'interno di uno spazio chiuso in entrambi i casi, la differenza sostanziale è che però nella mia ripresa lo sfondo è completamente diverso o comunque ha delle caratteristiche totalmente differenti rispetto allo sfondo della mia reference. Sul volto invece diciamo che più o meno siamo illuminati non allo stesso identico modo, ma è comunque un'illuminazione non troppo contrastata da nessuna delle due parti, e quindi mi sembrava una clip interessante su cui provare a ricreare questa tipologia di color. Altra cosa importante da dirvi è che io in tutti questi video non utilizzerò mai il Color Space Transform, semplicemente perché preferisco andare a creare il look da zero piuttosto che partire da qualcosa di già semi pronto, come possa essere anche banalmente utilizzare una LUT. Il Color Space Transform personalmente lo utilizzo solo quando devo andare a matchare clip di camere differenti all'interno dello stesso montaggio. In questo caso quello che vado ad utilizzare è semplicemente una clip, quindi non mi sento di utilizzare il Color Space Transform. È il metodo che preferisco ed il metodo con cui mi trovo bene, e quindi preferisco continuare a lavorare in questo modo. Lo dico perché poi ogni volta sotto ad ogni video di questa serie c'è sempre qualcuno che dice: ma perché non si partiva col Color Space Transform? Preferisco lavorare in questa maniera e tenermi il Color Space Transform solo quando ne ho veramente bisogno per matchare diverse clip, anche perché poi tutti i contenuti che vado a realizzare principalmente sono pensati per essere pubblicati sul web. Fatto questo mega preambolo, direi che possiamo effettivamente partire. Quindi la prima cosa che faccio è vedere le due riprese e capire effettivamente dove e cosa probabilmente dovrò fare. Sicuramente quello che noto è che anche rispetto ai grafici abbiamo una buona predominante di rossi sui medi rispetto ai verdi e blu, anzi i blu sono molto molto bassi e sono anche un po' schiacciati sulla parte delle ombre, quindi è un tipo di ripresa ovviamente dettato anche dalla colorazione della pelle di Zendaya un po' più tendente al caldo a livello di color, e noi adesso andremo a fare proprio questo. Allora, la prima cosa che faccio, io mi vado a creare un nodo che lo tengo da parte per il noise reduction, che vado ad inserire eventualmente soltanto alla fine di tutta quanta la mia catena nel caso in cui vedo che ci sia necessità di aggiungere del noise reduction, perché magari ho fatto tante lavorazioni, è venuto fuori un po' di schifo, magari in altre situazioni, non in questa, sono in una situazione di basse luci e quindi potrebbe servirmi il noise reduction. In questo caso creo il nodo e poi vediamo dopo alla fine se può servirmi. Poi il primo nodo che vado a creare sarà il nodo del white balance, che è una cosa che vado sempre a fare, quindi prima di toccare la clip vado sempre a aggiustare i parametri di rosso, verde e blu per lavorare in una situazione pulita e bilanciata. Successivamente nel terzo nodo, in questo caso andrò a lavorare con contrasto, e successivamente
con la saturazione. In questo caso, a differenza di altre volte, ho un file ProRes che è già un po' contrastato e saturato rispetto ai file RAW che vi ho fatto vedere le altre volte, quindi dovrò agire un po' più delicatamente e poi a quel punto potrò effettivamente cominciare a lavorare sulle mie primaries, ok? La prima correzione che andrò a fare. Quindi partiamo, bilanciamento del bianco. Bilanciamento del bianco che io lo faccio sempre lavorando su questo parametro. Quindi vado ad abbassare il mix e poi attraverso questa finestra vado a cercare di riportarmi questi valori tutti quanti abbastanza uniformi. Sicuramente quello che devo fare è scendere leggermente con i rossi per quanto riguarda le ombre e poi alzare sia verdi che blu. I blu sono tanto tanto bassi, devo schiacciarli. Adesso ritiriamo giù un bel po' di blu, la stessa cosa la facciamo sui verdi. Ok, diamo ancora una puntina qui. Ok, così. Adesso cominciamo a tirare giù un po' di alti. Perfetto, i blu possono essere allora di alti molto più bassi. Ok. Mancano un po' di blu. Sì, così inizia ad avvicinarsi un po' effettivamente alla pulizia che mi serve. Togliamo un po' di ombre, un po' di blu sulle ombre. Perfetto, potrei ancora tirare un pelino questi, ma sto schiacciando veramente tantissimo la curva dei blu. Ok, diciamo che è comunque meglio rispetto a prima, decisamente. Possiamo tirare un po' tutto l'offset in basso. Ok, diciamo che questo può essere già un buon punto di partenza. Adesso, prima cosa che vado a fare, vado a lavorare qui nelle color wheels con il contrasto. Quindi, contrasto e pivot. E poi nel nodo successivo un pelino di saturazione, che in questo caso deve essere veramente molto molto leggera, perché vedo che comunque a livello di colore di pelle già siamo belli tirati. Sì, non alzerei ulteriormente, ok. Beh, differenza col white balance direi di sì. Perfetto, andiamo a lavorare adesso sulle primaries. Allora, la prima cosa che noto è che sicuramente devo far uscire un po' di più lui rispetto a lei, che nonostante che qui ovviamente a livello di illuminazione è diverso, però insomma quello che mi interessa è sicuramente far uscire lui a livello di colore di pelle e andare a lavorare un po' sullo sfondo per renderlo, nei limiti del possibile ovviamente, su questa tonalità qui. A livello di altri colori poi di base c'è poco altro da fare, perché non ho questi chissà quali colori. Quindi prima cosa che facciamo, andiamo nelle color wheels e cominciamo a lavorare intanto alzando un po' di medi, pochino pochino. Ok, e portando un po' di... sì, anche il nero, effettivamente se guardo il nero dei suoi tatuaggi rispetto a questo nero qui, questo dovrebbe essere un pelo più rosso. Poi dopo lavoreremo per ritoccare bene il nero soltanto. A livello di alti, in questo caso, non ho grandi opzioni perché non ci sono alte luci. C'è solo questa, potremmo, in realtà leggermente più gialla. Poco poco poco. Sì. E poi andando nel log con un nodo parallelo vado a pulire praticamente questa prima regolazione che ho fatto. Quindi modalità log, vado sicuramente a togliere un po' di verde sui neri. Andiamo prima a chiudere un poco, un pochino,
e poi andiamo a modificare il colore, perché adesso è tutto troppo verde, quindi cambiamo anche un po' il range. Ok, sì, così mi sembra un buon punto di partenza. E adesso aggiustiamo praticamente tutto il resto andando in sottrazione e pulendo. Ok, già molto meglio, le luci vanno bene così, perfetto. Adesso quello che voglio fare è, intanto andiamo a lavorare sullo sfondo, quindi in questo caso sarà un po' difficile perché comunque noi abbiamo lui che a livello di colore si avvicina un po' anche a questo. Però vediamo che cosa viene fuori se io vado con il mio qualifier a selezionarmi, ok, ma pensavo peggio, a selezionarmi praticamente solo lo sfondo. Possiamo togliere sicuramente un po' di colore di pelle. Sì, così è molto meglio. E possiamo anche, ok, questo così va bene, questo si può tenere e questo però si può pulire. Ok, ora lo puliamo sul black, eccolo qua, che c'è un'altra storia. Sì, così può andare. Vado semplicemente ad abbassarne un po' la saturazione. Per poi portarlo in un'altra tonalità, perché poi vedo che comunque siamo ancora troppo lontani. Ok. In realtà già così potrebbe funzionare. L'unica cosa che mi disturba ovviamente è la luce su di lui, che quindi tornando nuovamente sul log potrei andare ad abbassare un po' di... Sì. Qui tornando fuori dal log, se io questa la vado a togliere, vado a levare un po' di colore sulle alte luci. Meglio. Potrebbe essere leggermente, ma proprio leggermente. Molto più così, sì. Direi di sì. Adesso andiamo a regolare poi tutto quanto il resto. Torniamo anche un attimo sul log, cambiamo un attimo il colore delle alte anche in questo caso. Ok, eccolo che viene fuori. Ora vado a lavorare con un nodo a livelli. Quindi questo è lo sfondo, questo è il mio, diventa la mia pelle praticamente di base, quindi facciamo questo, qualifier, andiamo a pulire un po', questo è molto difficile perché ovviamente il colore della pelle è molto simile al colore dello sfondo, è molto difficile riuscire a pulirla, però col fatto che stiamo lavorando a livelli diventa tutto molto più semplice. Per buona, ma poi tanto lavoreremo anche in questo caso con le maschere, perché vedo comunque la pelle troppo sbagliata, per quanto ovviamente non abbiano il colore della pelle uguale, eh. Però lui lo vedo sempre un po' troppo rosato, mentre lei è un po' più mulatta, passatemi il termine. Quindi primaries, color wheels, ok, gli diamo un'antichietta di saturazione, ma proprio c'è poca, e poi vado a dosarla con lo sfondo.
È leggero leggero, ma c'è. Ora, quello che voglio fare è andare a lavorare in chiusa su un mood generale. Quindi voglio andare a mettere un pochino, sempre sulle mie primaries, wheels. Vado a dargli un pelino. Di medi. Lavorando ovviamente anche sui neri. Ok, c'ha un suo perché in questo modo, devo dire. Ora andiamo a fare quindi la nostra maschera. Su di lui. Quindi più o meno in questo modo. Gli diamo un bel tracking. Perfetto, ce lo guardiamo, lo rimettiamo a confronto con Zendaya e andiamo ad aprire nelle primaries un pelino di medi. Ok, così mi viene fuori un pelino il volto. Sì. Ora l'unica cosa che voglio fare ancora che non mi soddisfa è lavorare ancora un pelino a livello di colori, perché quello che vedo su questo nero rispetto a questo nero è che è un po' più schiacciato, diciamo, tutto, e anche a livello di colori ancora non ci siamo. Quindi la prima cosa che faccio è andare nelle curve e andare ad aprire un pelino, ma proprio poco poco poco. Schiacciare un pochetto. Sì. E poi con i colori vado a lavorare praticamente sempre nelle mie primaries con un po' di colori diversi. Eccolo là. Un po' meno verde, ma proprio poco poco poco. Quindi lo vado a fare con il parallel node e vado a levare proprio un'anticchia di verde. Sto guardando i grafici. Ok, l'ultimo passaggio che voglio fare, vediamo se effettivamente mi viene bene rispetto a questa cosa, è andare a lavorare su questa curva qui, la curva della saturazione. È una cosa che faccio spesso e vado ad abbassarmi praticamente la saturazione della pelle, ma non nello stesso modo in cui lo farebbe proprio pinnando il colore. Così è molto più interessante, anche un po' meno. Vedo ancora troppo verde. Ok, lo abbasso leggermente di intensità perché... Sì, anche questo è proprio un'anticchia, anticchia, anticchia a meno. Un pelinino che fa la differenza, ci piace. Gli diamo una bella vignettata perché è troppo aperto ovviamente. Gliela diamo in questo modo, almeno quello va un po' fuori. Questo va un po' via, in questo modo è un po' più focus su di lui. Ora proviamo a cambiare un'altra cosina solo e poi dovremmo esserci qui nelle alte luci. Vorrei tornare un pelinino sul giallo, ma proprio poco 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 poco. Ok. E qui bisogna pulire un po' i verdi.
mi sembra un buon punto. Ovviamente cambia totalmente a livello di pasta, giustamente. È molto brutta questa, l'olio di pasta rispetto a questa, si vede palesemente. Però può essere una buona soluzione. Potrei ancora un'altra cosa in realtà, potrei andare, perché questa roba mi dà tanto fastidio. Però so i capelli di lei, cioè nel senso c'è poco da fare. Voglio fare questo. Ok. In modo che vada a dirgli, guarda che tutto quello che mi devi fare sfumando, tenendo questo. Quindi vado semplicemente a lavorare con la saturazione, togliendone un po'. Sì. Diamo un bel tracking di tutta sta roba. Oh yes. Ok. Quindi guardiamolo al volo. Sì, funziona, così va bene. Una cosa che vorrei fare è che quella mia la vedo ovviamente troppo crispy, vado a togliere un po' di nitidezza, ma proprio un'antichiettina solo. La vignetta la mettiamo in realtà, scusate, come ultimo nodo e ci siamo. Mi sembra una buona riuscita, considerando che sono due clip completamente diverse l'una dall'altra. Siamo partiti da questo, posso dire che mi ritengo soddisfatta? Oggi è stata difficile. Quindi raga, questo era il mio modo di ricreare da zero la color di Euphoria. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un bel commento qui sotto e fatemi sapere anche in un commento qua sotto quale è la prossima serie barra film che devo prendere in esame per il prossimo episodio di questa serie. Mi raccomando, se volete supportare quello che faccio, lasciate un bel mi piace e condividete il video con i vostri amici videomaker. E mi raccomando, iscrivetevi anche al canale attivando la campanellina, così da non perdervi nessun prossimo video che realizzerò. Come ultima cosa vi saluto, e se avete trovato utile questo video, probabilmente troverete utile anche uno di questi altri due. Vi aspetto di là, sempre qui su YouTube, con me, Dalilù. Ciao!